Buonasera a tutti, gente. Stasera siamo qui perché volevo far vedere la roba. Una roba che magari qualcuno conosce, ma che non tutti sanno cos'è de preciso. O che magari non conoscono e quindi vuole ne conoscere. Allora, praticamente trattasi di Petauro dello zucchero. Il petauro dello zucchero è un marsupiale, è una specie di sorcio volante, una specie di scoiattolo, ha delle membrane tra le zampe che praticamente plana da una pianta a un'altra, da un cespuglio a un altro, e se butta giù è carino un bel po'. Questo qui sarebbe il petauro dello zucchero. Se qualcuno vuole andare a fare una ricerca, a me è una roba. È forte, fighi, volano. Se tu li addestri bene, ti stanno vicino, ti stanno sulle mani, ti stanno. È una figata. È una figata. Allora, io ce n'ho quattro. Ce n'ho quattro perché? Perché praticamente un anno e mezzo fa abbiamo comprato un maschio per Alessia, per Mifiola. E praticamente sto maschio l'abbiamo addestrato bene, cioè sta addosso, va in giro per casa, fa come gli pare. Dopo circa 6 mesi, era già cresciuto, era grande, era adulto, praticamente abbiamo deciso di prendergli una femmina, una femminetta. E praticamente niente, questi fetene 2 volte l'anno. E niente, praticamente adesso ce ne ho 4. Ce ne doveva avere 5. Però siccome che le femmine sono molto gelose e vivono in branco, allora che è successo? Che la madre si è mangiata la fioletta piccola. Però vabbè, succede, tanto la natura è la natura. Allora adesso mi metterò la telecamera sulla testa, li svegliamo perché stanno a dormire, eh? Se incazzeranno come le bestie, queste incazzano, è una roba assurda. Infatti, io ho portato un affaretto che dopo vi farò vedere. E comunque, niente, vabbè, è forte in bel po', simpatici. Solo che bisogna farsi gli amici. Ci vuole un po' per farsi gli amici, e dopo è forte, forte. Ci si diverte. Comunque, vabbè, adesso metto la telecamera sulla testa e vi faccio vedere. La telecamera sulla testa, c'ho le mumesa. Ecco, le senti? Già cominciano. Senti? Senti come si incazzano, eh? Adesso vi faccio vedere io. Guarda un po' e gli dammo questo per farli calmare. Peto, ciao Peto, ciao. Che li ha i paraculi. Guardali, guardali come grappene. Oh, è mia. Se li volete venite fuori. Dai. Dai. Vieni. Vieni. Vieni da papu. Vieni da papu. Vamo. Ciao. Sono da quell'altro lì dentro. Sono tutti mucchiati e bellini. Dai, vieni oltre. Vieni. Vieni. Facci vedere in tutto il tuo splendore. Dai. Dai. Dai, Peto. Allora, praticamente il maschio, questo qui è quello più grande, si chiama Peto. Poi c'è la femmina di questo che si chiama Lola. Poi quello un po' più grande del maschietto, del figlio di questo, che si chiama Rocky, e quell'altro che è un po' piccolino, poi ve lo farò vedere quando esce, se uscirà. Dai, vieni. Oh, così mi piace. Ah, è bello. Ciao, saluta la gente.
Allora, questo è Peto. È un tranquillo che si diverte a montare sulle robe. Guarda, monta su, monta su lì. Comunque c'è sta sopra e poi vola. Vola, plana. Plana, piccioletto. Ah, che fai? Ma mozzichi? Ah, mozzica piano perché è abituato. Guarda che bella coda che c'ha. Questa gli serve per planare quando si arrampina. Vieni qua. Peto. Vieni. Ma caga, e più un altro. Tanto adesso mo mi sta sulle spalle. Dai, Rocky, su. Fai il bravino. Vieni fuori, vieni fuori. Vieni fuori, Rocky, vieni. No, 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 ciuccia pure tu. Guardali, guardali. Amo, venite fuera, venite fuera, dai, venite fuera, 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 dai, venite fuera, guardalo, guardalo, non c'è altro qui sulla spalla, ah, vuoi pure tu, vero? So che vuoi, ah, no, mettetelo, te lo metto qui, tiè. Vai. Vai. Dai, vai nella gabbia, dai, vola, 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 vola. Vedi come apre. C'ha l'ampiezza. Oh, Peto, dove vai? Va. Dai, Rocky, vieni, Rocky. Rocky, vieni, 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 eccolo, te lo prego, no, è una femmina, si incazza come una bestia, perché lei non la faccio magnà, capito, non la faccio leccare il bastoncino di zucchero, si incazza, ma tutte incazzi. Guarda che orecchie. Guarda che orecchie che c'ha questo. Andiamo. Andiamo. Non è carino. Guarda con quella lingua. Oh. Capito? Lecca pure tu, va. Un pochino. Ecco. Adesso. Se non mi muzzica. No, non mi dovrei muzzicare. No, è bravo. Allora, Rocky è quasi addestrato. Rocky, Peto, vabbè, Peto è un tranquillone, mi ho preso che era il primo, è, cioè è grande, però è un piccolo cucciolotto. Troppo buono. Ciao Peto, ciao. È troppo simpatici. Guarda, guarda, lui va subito lì a mangiare il zuccherino. Non te do, te fa male se ne mangi troppo. Che se no non gli se ne può da tanta di sta roba, infatti questo qui è uno zucchero un po' ce n'è poco di zucchero dentro, cristalli, che non è niente se gli danno una sleccatina, certo non bisogna dargliene a cubetti di zucchero. Lola, vedi, Lola è incazzata, guarda, era come se incazza, però se gli do qui, no, questo però ti piace, ah, si stronza. A quei però tu te lo vuoi? E no, non si può avere tutto. Se te lo levo te incazzi, se te lo date in casa. Ah, ti è brutta stronza. Questa è una stronza. Solo che è la mamma del piccolino che c'ha sotto, che adesso vi farò vedere. Guarda, che quelli due che, se, che giocano, uno dentro, uno fuori. Andiamo, Lola. Dai, vieni fuori, Loletta. Vieni, Loletta. Vieni! Tiriamo fuori tutti, pure il piccolino ve lo faccio vedere. La new entry. Andiamo! Vieni!
Dai Lola, vieni Lola. Guarda Lulu. Rocky, va un po' più là. So, sembrano tutti uguali, non sono tutti uguali però perché Peto, che è il maschio alfa, ha sopra la testa una macchiolina senza pelo. Lola, che è la femmina, sta la maggior parte del tempo sempre dentro lì la tana, perché c'ha il bambino, e invece Rocky è sempre un maschietto. Che ancora non ce l'ha la chierica sopra la testa, però diciamo è svezzato e tutto a posto. Lì si incazza perché io do lo zucchero a lui, a Leo non glielo do. Vieni, vieni Lola, piano piano dai, dai che piano piano esci, dai che piano piano esci e fammi vedere il piccolino. Dai, dai. Niente, mi tocca acchiapparli con le mani. Siamo. Questa mi muzzica, sa? No! 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 Non fa la cattivona! Se no non introdo più il dolce, eh! Dai, su, fuori! Fuori, faccio vedere. Oh, bra! Faccio vedere il piccolino! Dov'è il piccolino? Eccolo qua. Sentito che gnagna. Eccolo! È un cancereccio pure lui. Eh? No. Vediamo se così ti addolcisco un po'. È un cancereccio, l'abbiamo svegliato. È tutto un cazzato che l'abbiamo svegliato. Oh, so io, perché deve ne sentire l'odore del padrone o comunque della persona con cui vengono a contatto. Se non sentono l'odore, vedi, ogni tanto viene a sentirsi su io. Te vuoi lo zucchero, ma lo zucchero è qua. Io te lo levo perché non ne puoi mangiare una scariolata. Anche se te dopo zumperai là sopra. Io devo io tirare fuori il piccolaccio. Ho il piccolaccio ignorante qui. Vieni fuori tu. Dai, piccolaccio, guarda come si è incastrato bene, oh. Allora, è proprio incastrato bene. Eh? Oh, questi li mettiamo un attimo qui per terra. Rocky, vieni Rocky, bravo Rocky. Vedi come zumpetta. Dicelo. Vieni fuori, picciolino, cosa fai tutto incastrato lì dentro? Ci si è portati le carote, ci si è portati la peggio roba qui dentro. Dove sei andato? Ah, sei dentro la manica della maglietta, ma tu guarda sto matto. Andiamo. Vieni. Eccolo qui. Oh, guardate quanto è carino picciolino questo. Guarda quanto è dolce e carino. Oh. Guardate. Oh, un cucciolotto lui. È un cucciolotto. È il piccoletto di casa. Lui stava tanto bene al caldo, qui dentro. Oh, Rocky, fai sopra la capoccia? Guarda quanto è carino. Ce l'ho che mi gira ne dappertutto praticamente. Ce n'ho uno sopra la testa. Eccolo! Della telecamera, un telocchio dappertutto mi è andato. Bravo, Rocky. Quello piccolino che ce l'ho sopra la mano, che devo stare attento un bel po'. Eccolo qua, che va su quello. Guardalo lui. Ciao. Ciao. Quanto sei, caruccio? Guarda quanto è piccolo.
E c'era pure la femmina. Purtroppo la femmina è andata. No. Giù. Bravo. Impara. Vedi la madre come lo va in cerca? Tu dove vai, Rocky? Vieni qua, dai. Vieni giù, dai, dentro. Bravo. Dai, che adesso ti mettiamo dentro pure a te. Fai un bravino, vieni. Vieni, 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 vieni. Fai un bravino, vieni, vieni. No, sulla maglia, vuoi stare sulla maglia? Va bene. Adesso. Da loro lì. Quanto ve la divertite, eh? Vamo. Ma cucciolo? No, vieni qua, cuccioletto, non andare dietro le spalle. Eccolo qui. Guarda quanto è carino. Guarda quanto è carino. E quasi tutti addestrati. Vedi Lola che prima mi muccicava, adè, ha capito chi so e non mi muccica più. Comunque, vedi, Santorno al Fiola te lo tiene, dice, non si è andato, così fatto. Cosa abbiamo fatto? Niente, l'ho portata a fangiro, vuoi venire a fangiro pure tu Lola? No, lei non ci viene a fangiri. È rustica, è rustica. La Lola è rustica. Guardala, guardala. Ciao. Ciao. Ehi, non tu sei stronza. Devi difendere il figliolo, guardala, guardala. Guardala, guardala. Quanto sei stronza, eh? Non si fa, no. Aio. Non si fa così, non si fa così. Ciao. Ah, questo ti piace, però così ti va bene. E no, 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 non va bene a me allora. Ricapitolandolo, abbiamo preso il... Guarda che mi tutti incazzati, to, to, to. La coperta, ma a posto. Ok, siamo messi tutti e tre dentro, tutti e quattro dentro. Vabbè, stanno lì, usciamo. Ah, questi magnene, magnene. Le crocchette, quelle per i gatti piccoli. E più che altro mangiano quelle. Poi si dà frutta, verdura, tutto quello che è consueto per un animaletto così, è onnivoro, quindi mangia tutto, però. Lo zucchero meno gli si dà e meglio è, perché gli fa male, gli fa venire il diabete. Però è forte in bel po', sono animaletti dolci, carini, simpatici e dopo bisogna vedere un attimo uno come li addestra, come li tiene. Comunque in linea di massima è così, bisogna tenerli puliti e niente. Allora, vi ho fatto vedere i petauri perché praticamente ce n'ho quattro e è troppi e se qualcuno li vuole me lo dice. Allora, in teoria a comprarli al negozio vanno dalle 130 alle 150 euro, costicchiane parecchio. Dopo, se uno prende la coppia, è difficile anche trovare l'accoppiata sua vincente, diciamo, non tutti vanno d'accordo, è un po' un casino. Però, quello che posso dire è che so molto carini, simpatici, devono stare vicino alle persone, più stanno vicino alle persone più se affezionano, diciamo, e
e cioè se può fare quello che gli appare. È sconsigliabile, perlomeno io non ce li porto fuori. Comunque c'è qualche persona che li porta anche fuori, è talmente affezionati al padrone che li porta neanche fuori. Allora, io ho fatto un numero nuovo, che vi avevo detto che facevo un numero nuovo, soltanto per YouTube, per la gente che mi vuole contattare telefonicamente. E così, se uno mi vuole contattare, mi vuole chiedere qualcosa di preciso, se vuole un petauro, se vuole un petauro, ve lo dico subito, li vendo a un centinaio di euro, 100 euro è giusto, nelle vicinanze. Non c'hanno bisogno dei vaccini, non c'hanno bisogno di niente, va solo trattati bene. Coccolati, trattati bene, non hanno malattie, non hanno niente. E niente, l'unica cosa che non ho è le gabbie, che purtroppo le gabbie ognuno se la deve prendere per i cavoli sua. C'ho due maschietti, che poi voi chiamerete come vi pare. Uno è già svezzato e pronto e a posto. L'altro, cioè, ci vorrà un'altra parte di settimane sicuro. Però c'è qualcuno interessato. Allora, il numero mio è 333 506 9800. Adesso ve lo scrivo, così lo sapete bene. Allora, 333 5 0 6 9, perché c'è un 69 di mezzo, 8 0 0. Questo è il numero dei Mac. Poi questo è un numero che ho fatto appositamente per voi. Leggici. Poi devo salutare Massimo e a Mr. AR. Mister AR e Massimo. No, numero telefonico, se lo volete, sia per i petauri sia per qualsiasi tipo di informazione volete. Per il momento vi saluto e vi do un appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!